Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e andiamo ad ascoltare Siri di Da Supreme, Lazza e Sfera Ebbasta, ma anche Pippare di Taxi B. Innanzitutto spero che si pronunci così la prima, ma rigor di logica dovrebbe essere così. Comunque partirei anche da quella, un trio che secondo me il 90% del rap italiano, quando ha visto che è stato annunciato, non lo so, stava già col cazzetto in mano a godere un sacco. Io sinceramente, chi mi conosce lo sa, non sono fan di tutti e tre, quindi onestamente da sta canzone non mi aspetto nulla di nulla. Però è stata prodotta comunque, ora leggevo, co-prod tra Da Supreme e Charlie Charles. Se c'è una cosa che mi incuriosisce particolarmente di questa canzone è che voglio capire queste tre teste sullo stesso beat a cosa hanno dato vita. Cioè questa cosa sì mi incuriosisce, per il resto poco e niente. Era da un po' che non facevamo una bella doppia reaction, quindi se vi sono mancate mi piace, commento. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate il mio canale secondario, tutti i miei social e quant'altro. E detto questo, in realtà, senza perdere troppo tempo, io partirei subito. È campionato da qualcosa? Ok, è Siri. Mio parere personale, io non riesco a sentire Da Supreme. Comunque ha un'impronta un po' sad, non l'avrei mai detto. Lazza. Prometto che non mi vedrai mai più sbronzo. A volte mi sentivo preso un filo, volevo segnare ma ho preso un palo. Damn. La fame mi ha reso schifo. Toc toc, bussano alla porta. Dio. Tu hai la lingua lunga e la memoria corta. Solo di Siri, perché queste sempre le linee melodiche stesse. Sto lasciando come l'ho detto. Ma ci ho perso le speranze per questo. Quando è stata annunciata sta canzone, io vedendo il trio, vedendo anche che stiamo praticamente in piena estate, mi sarei aspettato una hit estiva, una di quelle che ti entra subito in testa, catchy, anche così come questi tre nomi suggeriscono. Invece devo dire che la canzone ha un'impronta abbastanza sad, triste, con questa chitarra, secondo me è stato campionato qualcosa. Se vi devo dire io come la penso, a me non è piaciuta, nonostante abbia magari apprezzato che abbiano provato a fare un qualcosa di leggermente diverso, piuttosto appunto dalla solita hit estiva, però sinceramente non me la riascolterei mai. Non so come dirlo, ma credo che qui quello che abbia apprezzato di più sia clamorosamente Lazza, che boh, secondo me nella sua strofa non ha fatto male. Sfera neanche ha fatto malissimo, però io ve lo giuro che non so voi, ma mi sono proprio stancato di sentire ogni volta la stessa cazzo di strofa con le stesse linee melodiche e solo con qualche piccola parola cambiata. Cioè io capisco, continua a fare hit per quella che è la definizione di hit nel mainstream e va bene, però mi sono proprio stancato di sentire ste cose. Per il resto Da Supreme, io come ho detto all'inizio, tra questi tre è quello che mi piace di meno e non riesco ad apprezzarlo. Cioè io non riesco a sentirlo cantare, è un mio parere personale, però proprio non mi riesce a prendere, non riesco ad entrare nel suo viaggio. Per il resto la produzione Da Supreme e Charlie Charles se la so cavati bene, probabilmente da questa coppia ci si aspetta sempre qualcosa di più, però tutto sommato non puoi neanche dire che la produzione è brutta. Cioè ripeto, questa chitarrina qui, questa impronta un po' emo triste, non ho molto altro da aggiungere, anche perché comunque nel testo non mi sembra di aver letto qualcosa su cui fare particolarmente attenzione, quindi io in realtà passerei a parlare di Taxi B e di Pippare. In realtà non ho molto da dire perché Taxi B non lo sto seguendo tanto, so che comunque questo dovrebbe essere già o il terzo o il quarto singolo diciamo di fila che droppa da solista, quindi secondo me anche nel suo caso un album può essere molto vicino. E sì, perché praticamente da quando si è separato con l'FSK ha fatto uscire Sesso e Soldi, Samba e appunto c'è questa Pippare. Gli altri due, vi dico la verità, non li ho ascoltate, ho solo sentito qualche Instagram stories, quella comunque non mi sono sembrate pessime. Invece ci andiamo ad ascoltare questa Pippare e vediamo un po' com'è. Ok, bella la produzione, va bene. Ok. Va bene. Ma
davvero carina. In questo caso invece mi è piaciuta abbastanza, perché nonostante insomma non sia una canzone così, come dire, complessa, cioè nel senso c'è un pre-ritornello, un ritornello che fanno metà della canzone e poi c'è una piccola strofa centrale, però innanzitutto la produzione è proprio figa, è di Greg Willian, che comunque su queste robe un pochino anche più house ci sta sempre bene, e possiamo anche dire che è un po' la comfort zone di Taxi. Infatti secondo me se facesse un album tutto spaccato a metà tra influenze trap e questi un pochino più dance, più disco, secondo me potenzialmente potrebbe essere qualcosa di devastante. Leggevo qui su Genius adesso che potrebbe essere tratta da un certo Zolfo, che immagino che sia il nome del suo album, però in realtà non ho mai sentito parlarne, quindi non so quanto sia vera questa informazione. Comunque ripeto, la canzone ci sta un sacco. Chiaramente l'argomento principale del pezzo non credo che abbia bisogno di molte presentazioni, e è un cazzo regà, cioè è un classico pezzo di Taxi B però fatto bene. Quindi che dire, facciamo un piccolo recap di queste due canzoni. Vi dico, la prima non mi è piaciuta e sinceramente non me la riascolterei pressoché mai, nonostante in fin dei conti non è un pezzo così orribile, però per una questione di gusti miei non me la riascolterei mai. Questa Pippare invece non è per niente male, nel senso che ho apprezzato un casino le influenze che ha. È un pezzo in stile Taxi B da fare schifo, però è fatto bene, quindi alla fine non gli si può dire nemmeno un cazzo. Voi tra queste due quale avete preferito e perché? Siete in hype per un possibile album di Taxi B e magari anche uno di Da Supreme? Magari quella canzone estratta, non lo so. Fatemi sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni contenuto che carico. Qui sotto in descrizione trovate tutto, i miei social, le mie playlist, il mio account TikTok, il gruppo Telegram. Mi raccomando, guardateli bene quei link. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.